Che episodio siamo? Al solito non mi ricordo un cazzo. 5 euro che siamo al quarto episodio. Sto controllando. Porca puttana, siamo al terzo. Minchia, adesso vi devo 5 euro l'uno. A meno che non taglio questa parte. Ah, non si taglia questa parte. Devo dargli 5 euro l'uno. Figlio di puttana. Ciao a tutti ragazzi, con questo fortuna Jaxmurri e benvenuti al terzo episodio di Square Blocks. Siamo tornati nella serie principale di Minecraft. Ragazzi, oggi mi sento veramente molto molto carico, quindi voglio fare veramente un bel pezzo di mappa insieme a voi. Oh mio Dio, Murri, ma cosa hai fatto agli occhi? Ma sei guarito? No, no ragazzi, io in realtà sono... Cioè... Ma lo scorso episodio avevi gli occhiali, adesso non ce l'hai più, ti sono aggiustati gli occhi. Le lentine. Lentine, cazzo. Ma Murri, basta fare il Jumpitech della situazione, c'è già Jumpitech che è ignorante. Non lo diventate anche voi. Comunque, a parte queste minchiate, questi sproloqui iniziali che se non li faccio non sono contento, volevamo scoprire tutti, penso, la scorsa volta. Chi cazzo sei? Oh! È morto, regà! No! Poverino! Che vita breve, cazzo! Nemmeno gli scarafaggi hanno questa vita di merda! È nato pieno di note musicali, il Mozart del XXI secolo, ed è morto trasformandosi in blocchi. Adesso noi gli facciamo un bel teabag, gli saltiamo addosso. Grazie per essere diventato il tappeto di Aladino, tra l'altro tutto rattoppato, quindi il tappeto di Aladino povero. E proseguiamo per la nostra strada. Ma qua, cari miei... Ah, non erano questi i blocchi che si potevano rompere, ok. Così facile? Ok, ragazzi, non dimentichiamoci che questa serie è una serie veramente stupenda, però forse un po' troppo facilotta per noi, visto che, come vedete, raggiungiamo i checkpoint alla velocità con la quale Jumpitech finisce di fare sesso, penso di qui. Poi c'è un checkpoint ogni angolo, praticamente, non ho ben capito il perché. Secondo voi... Ok, devo andare qua sicuramente, cioè proprio questa è sicura. E adesso però dove cazzo vado? Madonna, pensavo non ci arrivassi. Stavo dicendo, madonna, pensavo non ci arrivassi. E infatti non ci sono arrivato. Sì che si fa da qua, puttana Eva. È che dovevo mettermi proprio in punta, perché a quanto pare il nostro personaggio di Minecraft è un pochettino, il nostro Crash è un pochettino, a parte obesotto, è anche un po' Jumpitech, che con Jumpitech intendo basso. Allora, detto questo, andiamo qua sopra. Mamma mia, ogni volta che provo a saltare mi viene un attimino di indurimento al pisello. Oddio mio. Ah, ok, qua devo far esplodere. Mi sa, speriamo non muoia anch'io. Ok, esplosa questa parte. Ragazzi, mi fanno male gli occhi. Cioè, guardate qua, il bianco assoluto. Guardate se inquadro così, il bianco assoluto. Fatelo uno screen che vi può servire sempre. Un bello sfondo bianco. Ok. Checkpoint. È tornata la nostra minna cubica, incredibile. Allora, vediamo un attimino, intanto qua si spacca tutto. Ok, e prendiamo il nostro, la nostra TNT. Poi, col checkpoint. Ah, cazzo, così me lo leva però. Vediamo a che cosa servono quei blocchi, ancora non mica me lo ricordo, Ci sparano in alto. Però a noi serve quella. Quindi, come fare per essere sparati in alto? Non ho idea, appunto, quindi devo un attimino capire se facendo così... No, cazzo! Facendo così sicuramente non posso. Vabbè, intanto vediamo cosa cazzo c'è qua. Esatto, devo farli esplodere, raga, come faccio? Devo dire la verità, qualcuno dei puzzle un po' mi impegna a livello cervellotico. Però non proprio tutti, Questo blocco ancora non ho capito a che cazzo serva. Ho detto serva! Serva, volevo dire. No, aspetta, serva non è tipo la schiava, tipo la mamma di... No, però si dice serva, ok. Allora, intanto sicuramente dobbiamo salire qua. Secondo il mio modesto parere, ci servirà questo. Cosa ha sbloccato questo, per esempio? Boh, vabbè, qualcosa l'avrà sbloccata. Vediamo un attimino di scoprire. Ah, ha abbassato questo. No, non ha abbassato questo. Che cazzo? Ho capito. Prendiamo questo. Facciamo così. Esatto, andiamo di qua. Saliamo qui. Hop! Boom! Ok, oggi tutti a monosillabi e facciamo esplodere tutto. Boom, bitches! Noi capiamo subito tutto, ragazzi. Magari non sempre subito, però dobbiamo avere solo un po' di fiducia nelle nostre capacità. Vi vedo che siete scoraggiati, io in realtà lo faccio per voi, per vedere se voi avete fiducia nelle vostre potenzialità. Lo so che nessuno avrà capito oltre me come... Oddio mio, che cazzo fate voi lì? Chi vi ha fatto questo? Ditemelo, ditemelo che gli stringo la mano, perché siete bellissimi, porca puttana, sembrate due coglioni. Che cazzo state facendo? Parlatevi perlomeno. Che minchia fanno, ragazzi? Vabbè, non capisco. Allora, qua serve far esplodere qua. Ah, ok, questo dava il jump boost, quindi...
Ok, questo ci serve per arrivare qua. Torno subito. Cip e Cioppa, aspettatemi un attimo che... Torno subito, un attimino che vado a vedere. Ok, tanto loro non mi sentono più. Superata questa parete. Se io mi butto qua, in questi blocchi un po' omosessuali, sblocco del GLaDOS, che non so se sia la patata, ma è del GLaDOS. E io a chi lo devo dare questo GLaDOS? Secondo me questo GLaDOS lo devo dare a uno dei due. Vogliamo scommettere, lo devo dare a uno dei due? Proviamo. Lo do a te. Sì, sì, cazzo. Ah no. E mi sa di no invece. E mi sa proprio di no. Che coglione, come un fomentato di merda pensavo di aver risolto tutto, invece no. E a chi lo devo dare, scusatemi? Ma qua, ma regà, ma si può essere più teste di cazzo di me? Cioè veramente. Cioè, un villager fa una cosa in Minecraft: scassarti il cazzo sulle rotaie e darti gli item. E io cosa faccio? Glieli droppo, non è che glieli do. Glieli droppo come un coglione. Ok, scusami, numero 1412, ti do del GLaDOS e tu mi dai della TNT. Grazie mille, è proprio quello che mi serviva. Scommettiamo che lo devo fare due volte questo lavoro? Scommettiamo. Avete scommesso? Ok. Porca puttana, hanno rivinto loro. Adesso devo dare 10 euro a tutti. Basta con le scommesse però, cazzo, non vinco. Salta. Molto bene, mi piace saltare. Anche a voi piace, vero? Anche a me. Oh, porca troia! Il mio virus è fuori controllo. Stai attento, ucciderà te e me. Oddio mio, la cosa più inquietante che abbia mai visto in una mappa di Minecraft è parkour, tra l'altro. Io ero però tranquillo che saltavo come un coglione da un blocchetto all'altro e adesso c'è un omicidio di mezzo. Ok, figo. A quanto pare queste macchie, avevo ragione io, è qualcuno che ci sta lasciando o ci ha lasciato le penne. Che cazzo vorrà dire mai? Boh, intanto faccio così. Ok, la TNT l'ho presa. Bravo! Bravo, muori per me? Ah, non è che muore, va girando come una trottola del cazzo e gli si spawna questa cosa sopra. Ma nemmeno Jukas Casella riusciva a farmi questi giochi di prestigiazione. Bravo, cazzo. Allora, hai visto che ti ho sottovalutato sempre? Hai visto? Che in realtà ne sai una più del diavolo. E a me cosa cazzo dovrebbe servire questa cosa? Ah, c'è un altro pulsante qua. Bravo, bravissimo, bravissimo, cazzo. Ti darò, prima o poi ti darò un nome e una medaglia, per quello serve Obama, ma un nome te lo darò. O te lo daranno. Dai, lo so, dai, lo so che volete consigliarmi nei commenti il nome per qua, il nostro aiutante. Fatelo nei commenti, mi raccomando. Dai, non mi ringraziate, non mi ringraziate. Per i miei iscritti questo è altro. Ok, parte le minchiate, cambiamo il nostro colore. Adesso possiamo entrare nel blu e possiamo semplicemente andare di qua e sbam, si entra. Adesso qua è il momento di fare il 100% brumotti a bombazza. Spacco tutto e saliamo. Ok. E prendiamo quest'altro checkpoint. Pazzesco. Qua addirittura un'intera stanza. C'è qualcosa che non va, mi sa. Ok, scopriamo a che cazzo serve questo teschio. In realtà lo sappiamo, ma scopriamo in cosa trasformerà la stanza. No, no, figlio di puttana. No, il virus, no. Chi? Chi è che entra? Oh, porca. Ah, chi è che è entrato nel mio server? Porca troia. Ai, 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 ai. Che sta succedendo? Porca troia, era tutta una trappola. Allora, calma. Calma, virus. Calma, virus. Ok, io me ne vado. Affanculo, faccio così. Bom, bom. Che sta succedendo? 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 Oh, oddio, 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 oddio. Ehi, 1499? Sono io? Ciao, Corex, sei un figlio di puttana. Mi hai distrutto la mappa e mi hai fatto cagare in mano. Oh, puttana Eva. Ok, ragazzi, ve lo dico con questa poca enfasi, visto che io di solito sono più da urla, perché sono abbastanza, anzi parecchio, perplesso. Diciamo che abbiamo finito il primo capitolo, che è cosa buona e giusta, che era quello lungo. Adesso ci aspetta il capitolo 2, il più corto. Non sappiamo assolutamente che tipo di programma sia questo core.exe che ci ha sminchiato la mappa, né sappiamo chi ce lo abbia iniettato appunto nella mappa, nel nostro computer. Quindi direi che per questo episodio è tutto, ragazzi. Lasciate un bel pollice in su, arriviamo a 10.000 like per avere subito, il prima possibile, un nuovo episodio. Fatemi sapere come chiamereste il nostro aiutante. Consigliatemi nei commenti la prossima mappa, perché se questo capitolo sarà il più corto, sicuramente, probabilmente, in pochi episodi lo finiremo. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine e noi ci vediamo a un prossimo video. Woo! Non dimenticarti di seguirmi sul mio profilo gamekit.it per ottenere giochi gratis semplicemente giocando. Link in descrizione.